concorso 2018. Per partecipare al concorso occorre inoltrare la domanda a partire dalle ore 23.59 del 20 febbraio 2018 alle ore 23.59 del 22 marzo 2018 attraverso il sistema delle istanze online. I candidati possono concorrere per più classi di concorso o tipologia di posto, presentando un'unica istanza. Possono partecipare tutti i docenti senza limiti di età che sono in possesso di abilitazione, conseguita entro il 31 maggio 2017 per la classe di concorso che richiedono. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, i docenti con contratto a tempo indeterminato possono partecipare al concorso purché posseggano l'abilitazione per la classe di concorso richiesta e/o la specializzazione per il sostegno per i relativi posti. Per chi intende partecipare per i posti di sostegno, il requisito richiesto è, oltre all'abilitazione per una classe di concorso, anche la specializzazione. Chi sta frequentando il corso di specializzazione per il sostegno può partecipare con riserva a condizione che il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2018. Anche gli ITP possono fare domanda, ma solo se sono inclusi nelle GAE o nelle graduatorie di istituto di seconda fascia alla data del 31 maggio 2017. I docenti in possesso di abilitazione conseguita all'estero entro il 31 maggio 2017 devono aver chiesto il riconoscimento di tale abilitazione alla data di scadenza del bando e possono presentare domanda con riserva. Il bando fa riferimento alle nuove classi di concorso. Le abilitazioni precedenti confluiscono nelle nuove classi. A tal proposito conviene consultare la tabella di confluenza tra le nuove e vecchie classi di concorso. Nella domanda occorre fare le seguenti dichiarazioni: possesso dell'abilitazione e/o della specializzazione su sostegno. Requisiti generali di partecipazione come cittadinanza, idoneità fisica, condanne penali, eccetera. Conoscenza della lingua straniera che sarà oggetto di valutazione nella prova orale. Titoli e servizi valutabili posseduti alla data di scadenza. Punteggio previsto per i titoli posseduti. Per i titoli è previsto un punteggio complessivo massimo di 60 punti, così suddivisi. 34 massimo per il titolo di accesso, fino a 25 per altri titoli culturali e professionali, 30 massimo per i servizi di insegnamento, fino a 9 massimo per le pubblicazioni. A tal proposito si consulti la tabella di valutazione allegata al decreto ministeriale 995-17. Per partecipare al concorso bisogna dichiarare all'atto della domanda di aver effettuato un bonifico di 5 euro sul conto corrente bancario intestato a sezione di tesoreria 348 Roma succursale, con l'IBAN in sovraimpressione, con la casuale, regione, classe di concorso posto di sostegno, nome e cognome, codice fiscale del candidato. Va effettuato un bonifico per ciascuna classe di concorso richiesta. Si ricorda che la domanda va presentata in una sola regione, anche se si concorre per più classi di concorso. I docenti di ruolo possono concorrere anche per la classe di concorso per la quale sono già stati assunti. Nel bando non c'è nessun divieto specifico a riguardo, pertanto si desume che i docenti possono partecipare al nuovo concorso per cambiare regione. Ai docenti di ruolo saranno valutati solo, come si evince dalla tabella di valutazione, i titoli di servizio con contratto a tempo determinato e non quelli a tempo indeterminato. La procedura concorsuale prevede per i docenti di ruolo la frequenza al terzo anno di FIT. Contrariamente agli altri docenti che all'atto dell'ammissione al percorso verranno cancellati da tutte le graduatorie, i docenti di ruolo non rischieranno nulla circa il loro ruolo in caso di esito negativo dell'anno di FI. Ringraziamo Antonietta Toraldo della Direzione Nazionale Gilda per le FAC che abbiamo utilizzato per questo tutorial. Arrivederci!